Ciao ragazzi, eccoci qua, ritornata con un altro video. Mi mando un bacio a tutte naturalmente. Questo è un video tag che si chiama 15 prodotti che uso tutti i giorni. È un video tag che ho scoperto da un bel po', che è carino, dire, non è che mi faccia tanto entusiasmare, però comunque è carino. E niente, quindi lo faccio. Non sarò sola a fare questo video, ma sarà un video in collaborazione di nuovo per la seconda volta con Paola, che qui sul canale, qui su YouTube, ha un canale che si chiama Clara Schumann. Come al solito, come l'altra volta che abbiamo fatto il video acquisto sui primi saldi, vi lascio qui sotto all'info box sia il link diretto al suo canale sia il link diretto al suo a questo video che facciamo in collaborazione. Prima di cominciare, le rimando un bacio perché veramente Paola è una ragazza fantastica che ho avuto un grande onore di conoscere. Mi piace molto, fa tanti video anche lei. Mi piace molto, è molto carina, molto gentile, molto veramente una bravissima ragazza. E niente, un bacio nel tesoro. Ok, allora cominciamo subito. Allora, 15 prodotti che uso tutti i giorni. Premessa. Ci sono pochi prodotti di make-up. Perché? Perché io, per quanto riguarda base, correttore e primer occhi, sono sempre gli stessi i prodotti. Però naturalmente tutti i giorni non è che vado a mettere sempre lo stesso ombretto, sempre lo stesso blush, sempre lo stesso rossetto e quindi non ci sono questi prodotti. Però appunto quelli base ci sono e poi ci sono tutti quei prodotti che uso per la cura del viso, dei denti, del corpo. Ok, quindi cominciamo subito. Allora, la prima cosa che cominciamo è dall'acqua micellare. Come acqua micellare, veramente da un po' di tempo a questa parte, sto usando questa qua che ho acquistato da poco della Nivea, che è la Sensitive Acqua Micellare 3 in 1. Appunto, è un'acqua micellare per pelli sensibili, detergge e strucca, aiuta a ridurre rossore, pelle che tira, secchezza, senza parabeni, profumi e alcol. Sono 200 ml di prodotto. Avete sentito TT perché sto girando col telefono, sarà un messaggio, ma poi lo vedo. Non è male, ma come vedete già è un po' usata, vabbè, qua c'è la scadenza. Non è male, io sapete chi mi segue, adoro quella della Collistar, che mi sta anche quasi finendo e ho, cioè non voglio finirla, nel senso perché comunque mi piace talmente tanto che non voglio finirla, quindi la sto un po' preservando e sto usando questa comunque appunto anche per provarla, per testarla, perché se no vado alternativa a quella della Collistar, magari come sostituire, come prodotto sostitutivo non è che mi dispiace, perché comunque quella della Collistar costa 20 euro, questa costa 3 euro, 4 euro, quindi comunque fino adesso mi sta dando dei buoni risultati. Io la uso sia come acqua micellare sia a volte come struccante, non è male, e quindi sicuramente questa è tra i 15 prodotti che uso tutti i giorni. Il secondo prodotto che uso tutti i giorni è la crema viso a giorno, che attualmente è questa della Yves Rocher della linea Sebo Vegetal, che è una crema gel zero difetti, pelle miste e grassi. Infatti è molto molto leggera, si stende subito, si assorbe subito, è veramente un'ottima crema. Io la sto usando da poco, da circa una settimana, però posso dire che è veramente ottima. Io di questa linea della Yves Rocher in passato ho usato il siero e mi sono trovata veramente veramente bene. Cioè è un'ottima linea della Yves Rocher. Purtroppo ultimamente non ho trovato il siero, infatti ne ho preso un altro, però sicuramente quando troverò anche il siero, magari quando avrò un 40-50% di sconto, sicuramente acquisterò anche il siero, perché cioè per la pelle che io ho mista e grassa, questa linea Sebo Vegetal è veramente ottima. Ok, poi per quanto riguarda la crema viso notte, io non uso una crema viso notte, cioè che sta scritto vicino alla confezione crema viso notte, ne uso una che per me è buona per la notte perché è più densa, è più difficile da assorbirla, allora preferisco metterla di notte. Ed è sempre della Yves Rocher, che ho già provato, ho già usato un tubetto, infatti me ne ho provato tante volte, e adesso sto usando il secondo appunto per la notte, che è questa qua della linea Couture Bio. Questa è una crema completamente bio, 99% di ingredienti naturali, zero parabeni,
ed è molto molto bella. Io l'ho detto, questo è un'altra volta. Questo è il secondo tubetto che compro, lo uso di sera, di notte prima di andare a dormire e mi trovo veramente veramente bene. La mattina mi sveglio, ho una pelle molto più tesa, e quindi mi trovo bene, e questo appunto è il terzo prodotto che uso tutti i giorni. Poi, scusatemi, mi si è interrotto il video perché ho avuto una chiamata, quindi si è interrotto. Stavo dicendo, dobbiamo parlare appunto del quarto prodotto. Il quarto prodotto che uso tutti i giorni è una crema contorno occhi che io uso usare prima di andare a letto, perché è un prodotto che comunque, a mio parere, comunque ci vuole un po' di tempo per assorbire, quindi preferisco usarlo prima di andare a dormire. E io attualmente ne uso uno della Leo Crema, che è questo qua, che è un gel contorno occhi antirughe con ATB e Biofitex con estratto di perla. Lo sto usando già da un mesetto, 2 mesi comunque, alla fine dell'anno, e mi trovo abbastanza bene. È un gel, un classico gel, che non si nota neanche, e io uso tutte le sere, la mattina. Non è che è proprio bianco il mio contorno occhi, però diciamo non è così nero come io normalmente purtroppo è nero. E quindi è questo. Poi, come gel detergente che uso tutte le sere per pulirmi il viso, è uno della Garnier, che è questo qua, un gel purificante energizzante, riduce le imperfezioni, illumina e risveglia la pelle, Pure Active Energy, che io già questo vi ho fatto vedere nel video. Nel video dei preferiti, e niente, questo è ottimo. C'è per pelli miste e grasse, è purificante, quindi naturalmente adatto per la mia pelle. Dopo aver pulito il viso con questa, veramente mi sento tutta la pelle molto molto tirata, quindi dà un bellissimo effetto. Poi, adesso passiamo alla linea, agli altri prodotti, che sono il deodorante e il bagnoschiuma. Come deodorante attualmente sto usando uno medico, che io in estate diciamo purtroppo soffro di sudorazione e non è che profuma di rose e fiori, e quindi cercavo una cosa proprio specifica perché comunque naturalmente non volevo che si sentisse, specialmente quando vado al lavoro, perché naturalmente oddio, no, non esiste. E il dottore mi diede appunto questo, e io adesso lo sto usando perché comunque non è che sudo tantissimo, però comunque, specialmente quando sto al lavoro, sudo un po' di più, allora ci vuole qualcosa che comunque mi attenua gli odori. Ed è questo qua della Biogena, e che si chiama Laris Crema, che è una crema deodorante antitraspirante. Questo è proprio un prodotto medico. Riduce la saturazione ma non la blocca, elimina gli odori sgradevoli in modo naturale, questo è vero. Contiene estratto ultra puro di agarico dell'arice ed azione antitraspirante, dermatologicamente testato. A 12 mesi di scadenza ed è un ottimo prodotto. Naturalmente non è che costa pochino, questo costa 12 euro, però cioè, quello che dice lo fa assolutamente, ed è questo il sesto prodotto che io uso tutti i giorni. Poi, bagnoschiuma, che ho dimenticato di prendere. Benissimo, ve lo faccio vedere alla fine, lo vado a vedere, lo vado a prendere dopo. Dentifricio, come dentifricio sto usando uno, questo qua della Denivit, che è un dentifricio antimacchie intensivo. Io lo uso quasi tutti i giorni e dovrebbe dare un effetto sbiancante. Non è che me li sbianca, perché comunque il mio colore dei denti è giallino, però comunque cioè, mi piace comunque, lisce i denti. Li smacchia, ma prossimamente li smacchia. Questo comunque è un ottimo prodotto, un ottimo dentifricio che a me mi piace tanto, infatti sicuramente sarà riacquistato. Poi adesso passiamo appunto al, no, l'ultimo prodotto e poi ho finito. È un burro a cacao. Io in inverno specialmente le mie labbra al primo colpo di vento si seccano in una maniera esagerata. Il labello non mi fa niente, ma non mi ha mai fatto niente. Per me il labello non è mai servito a niente, veramente. Cioè, ha tutta questa nomea, ma non lo so perché ce l'abbia, perché almeno a me, ma so anche a tante ragazze, non è che faccia questo lavoro che deve fare.
E quindi, appunto, avendo le labbra così, io vado sempre in farmacia a comprarlo. In passato, nel passato, ne ho provato uno della Roche-Posay, era straordinario. Purtroppo non l'ho trovato della Roche-Posay quando mi serviva, ho trovato questo, però anche questo comunque è buono. E che è della Neutrogena, che è appunto questo qua. È un classico, appunto, burro cacao nutriente. Ho detto anche che io lo metto tutti i giorni, specialmente di sera. E comunque si sente, cioè te lo senti che comunque è nutritivo, è pastoso. Quindi il suo lavoro lo fa assolutamente. Io con questo non ho minimi problemi. Veramente mi rende le labbra comunque belle. C'ha la paraffina, questo bisogna dirlo, eh. C'è olio di ricino, paraffina. Vabbè. Però l'importante è che non mi fa se non, le mie labbra non, escono, non sono secche. E questo qua è ottimo. Costa sui 2-3 euro comunque, non costa neanche tantissimo. Poi passiamo adesso al. No, un altro prodotto che ti farvi vedere. Stiamo a. Io penso, chissà che ho sgarrato. 2, 4, 6, 7. Stiamo all'ottavo prodotto. L'ottavo prodotto è una crema a piedi. Naturalmente io la metto tutte le sere prima di andare a dormire. Ed è sempre questa della Yves Rocher, che è una crema nutritiva d'olio di lavanda. Questa normalmente costa 7 euro. Io la compro sempre col 40% di sconto e ne compro due perché conviene. Perché due le paghi 10 euro. Quindi 5 euro a crema non è male. E questa non è male, io la metto tutte le sere, poi metto i calzini e vado a dormire. E i piedi comunque la mattina me li sento meno secchi. E quindi la uso questa proprio tutti i giorni. Poi passiamo adesso appunto a questi pochissimi prodotti che uso tutti i giorni di make-up. E sono quattro. Allora, che questi sicuro, sicuro veramente quelli che uso sempre. Uno è il primer occhi, che è questo qua della Urban Decay, il Primer Potion. Non voglio dire niente su questo perché lo conoscete. Questo veramente che tutti i giorni lo uso perché è l'unico che adesso sto usando attualmente come primer occhi. Poi, correttore per coprire i rossori e tutto, questo lo uso tutti i giorni, è questo della Essence, il Pure Skin Anti Cover Stick. Io adesso non ce l'ho indosso perché veramente mi rendo conto per fare questo video sono orribile, però lo dovevo girare perché sono in ritardo con il girarlo e quindi non sono nelle migliori condizioni, però questo qua veramente la cicatrice, queste cose qua me le copre abbastanza bene e questo qua lo uso tutti i giorni. Un'altra cosa che uso tutti i giorni è la cipria, ultimamente è sempre la stessa ed è questa qua sempre della Essence All About Matte Fix Compact Powder, questa qua trasparente, cioè questa qua non dà colore, non dà niente, mi fissa semplicemente il mio fondotinta. E lo trovo veramente, veramente perfetto. E poi il mascara, l'altra cosa che questo veramente uso tutti i giorni, che attualmente è Lash Mania Reloaded. Ok, io vi devo far vedere l'ultimo prodotto, vengo subito. Dicevo, l'ultimo prodotto che vi devo far vedere, che ho dimenticato di mettere qua, quindi sono andata un attimo a prenderlo, è il bagnoschiuma naturalmente. E da quasi un anno a questa parte, perché ne ho comprati due in offerta, è il Vidal l'olio d'argan. Io questo non voglio dirvi niente perché già ve ne ho parlato abbondantemente nel video sui preferiti dell'anno. Questo appunto è quello che uso da più di quasi un anno perché sono 750 ml di prodotto e io ne comprai due, quindi un litro e mezzo. Adesso questo è quasi finito e mi trovo veramente veramente bene. Io non ho nulla da dire. L'olio d'argan c'è, non c'è in grandi quantità. Qualche conservante c'è, ma cosa vai trovando? Però devo dire la verità, io mi trovo veramente veramente bene. Oggi sono stata all'Auchan, non l'ho trovato in offerta, ma vi posso dire che se durante l'anno veramente lo trovo di nuovo in offerta, cioè due di questi 3 euro, io risparmio tantissimi soldi durante l'anno e quindi sicuramente lo andrò a ricomprare perché mi trovo veramente veramente bene. Ok, questi erano i 15 prodotti che uso tutti i giorni, spero vi siano piaciuti, commentate, mettete mi piace, andate a vedere il video di Clara, cioè Paola, e io vi mando un bacione, vi ripeto,
Vi lascio qui, sempre sotto, il link al canale, al video, stesso questo video. E niente, un bacione a tutti voi, specialmente a Clara. Lo so, vi avevo salutato, ma mi sono resa conto alla fine che vi avevo salutato che non ne ho inserito 15 prodotti, ma ne ho inseriti 14, e quindi volevo far vedere al volo solamente il 15° prodotto, che è la crema Corp, che naturalmente anche quella uso tutti i giorni, che attualmente è questa qua della B-Chic. Che è un fluido 100 usi del buongiorno. È una crema molto fluida, cioè molto molto leggera, veramente si assorbe subito, con sali minerali ed estratti di tè bianco. Non è male, sono 250 ml di prodotto e io lo uso tutti i giorni, specialmente sulle gambe, perché le gambe, specialmente in inverno, mi risultano molto molto secche. E niente, questa qua io l'acquistai, se vi può interessare, all'outlet della Pupa. La pagai sui 5-6 euro, ok? Mi dispiace veramente, ho fatto un macello in questo video, però veramente l'ho fatto in 5 minuti perché sono in ritardo su girarlo, perché sapete, no? Io e Clara ci siamo comunque organizzate per fare questo video, però veramente non ho avuto tempo questa settimana e oggi era veramente l'unico momento in cui potevo girarlo, e quindi veramente mi dispiace per tutto questo macello. E niente, io vi saluto di nuovo e mando un bacio. Ciao!